Ciao ragazzi, benvenuti. Oggi parliamo di... Sei scema. Un modo diverso di impostare il metronomo per studiare la... È tornata. Per studiare alla fine qualsiasi esercizio. Quindi che voi abbiate un esercizio che state facendo o che abbiate un esercizio che state portando avanti col vostro insegnante o che vogliate fare un solo di batteria, qualsiasi cosa, si può suonare qualsiasi cosa su questo tipo di metronomo. E oggi vi spiego che cos'è e quali sono le potenzialità, perché in realtà studiando con questo metronomo qua qualsiasi esercizio renderà di più. Adesso vi spiego. L'abitudine nostra alla fine è quella di usare il metronomo sempre nello stesso modo. Noi ci mettiamo il metronomo a quarti, al massimo in ottavi, quando magari la canzone o il tempo comunque è un pochettino più lento, però in generale di lì non ci muoviamo mai, quindi comunque siamo sempre un po' troppo ancorati al metronomo e se per caso sbagliamo un po', disastro. Invece il tipo di metronomo di oggi andrà a mettere da una parte l'occhio clinico perfettamente, dove i colpi devono essere tutti perfettamente uguali, dall'altra andremo invece a lavorare sul nostro tempo interno. Che cosa vuol dire? Il tempo che sentiamo noi, cioè se noi suoniamo un groove, cosa facciamo? Tiriamo un pochettino avanti, tiriamo indietro, siamo perfettamente a tempo? Che cosa facciamo? Questo è il nostro tempo interno. Nel momento in cui noi non abbiamo il metronomo, cosa facciamo? Ok, però sto metronomo come funziona? Praticamente abbiamo due battute di starter, cioè due battute iniziali per capire il tempo qual è. Successivamente il metronomo cambierà ogni quattro battute. Le prime quattro battute avremo un metronomo velocissimo. Ma cosa vuol dire? Non è che dobbiamo andare velocissimi a suonare, ma abbiamo il metronomo che suona velocissimo perché sta suonando una quantizzazione alta. Ad esempio, quello che ho fatto io sta suonando i sedicesimi. Quindi all'inizio il nostro metronomo non sarà il solito metronomo ti tu tu tu, ma sarà sedicesimi, quindi tic 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 tic. Avremo questo nelle orecchie. Cosa serve questa cosa qua? Questo serve per cercare veramente di andare a suonare con la precisione più assoluta, cioè dovremo cercare di non uscire mai dal metronomo ed essere sempre perfettamente in griglia con i sedicesimi. Dopo queste quattro battute il metronomo che cosa fa? Va a suonare con una quantizzazione minore, quindi il tempo è sempre lo stesso, ma se prima suonava in sedicesimi adesso suonerà in ottavi. Quindi da una parte sarà più semplice perché là avevamo tutti i colpi, quindi dovevamo stare perfettamente in griglia. Qui abbiamo dei colpi in meno, ma dall'altra parte prima avevamo più riferimenti, adesso ne abbiamo meno. Dopo queste quattro battute scendiamo di quantizzazione. Ovviamente tutto questo è sempre tutto attaccato. 4 di sedicesimi, 4 di ottavi, 4 di semi minime, quindi metronomo normale. Andando avanti, quindi 4 di semi minime, poi 4 di minime, cioè 2 quarti, 4 battute con note da 2 quarti. Quindi il tempo sarà sempre lo stesso, ma stavolta il metronomo suonerà la metà di quello che siamo abituati. Successivamente, dopo i due quarti, avremo la nota da quattro quarti, quindi un metronomo nella battuta. Questo già è difficile. Poi avremo uno di metronomo ogni due battute e poi uno di metronomo ogni quattro battute. Quindi sarà molto difficile. Spero abbiate capito. Inizialmente sceglietevi un esercizio, un ritmo o un qualcosa, un passaggio, quello che volete. Tanto questo è un metronomo. Sopra questo metronomo possiamo suonarci quello che vogliamo. Scegliamo un ritmo abbastanza semplice, ad esempio. Vi faccio sentire cosa vuol dire quello che vi ho detto prima. Lo starter sarà una battuta di metronomo normale, quindi in quarti, e una battuta di metronomo già in sedicesimi. È andata abbastanza bene, non è andata così male. Soprattutto anche l'ultimo, quello più difficile di tutti, l'ho preso non perfettamente, però
non è male. Quindi, qual è la cosa da fare? Cominciate con un esercizio semplice o, come l'ho fatto io adesso, anche più semplice, non vi preoccupate. La prima cosa, se vi viene bene questo esercizio qua, la cosa che potete fare è rendere più difficile questo esercizio. Come fare a rendere più difficile questo esercizio? O ne facciamo un altro, e quindi facciamo un altro groove o un altro passaggio, beh, volendo, voi potete anche dire, ok, io su questo metronomo faccio l'esercizio dei paradiddle, ad esempio l'esercizio del dove dicevo come orchestrare, e voi mettete e fate questo esercizio qua, ad esempio. E lo fate su tutti i metronomi, va benissimo. La cosa che farò poi è di programmarvi questo metronomo qua, però in realtà non è che posso farlo di tutte le velocità possibili, perché sennò vengono 250 velocità. Di qualche velocità ve lo faccio, ve ne faccio 5 o 6, e poi se avete possibilità ci sono un sacco di programmi per crearsi queste cose, tipo Drum Machine o programmi per il computer. Non dovete per forza usare Logic o questi programmi più complicati, basta anche un programma normale, o su qualsiasi tablet trovate un modo comunque. Vi dicevo, la cosa è o cambiate esercizio oppure fate sempre lo stesso ritmo di prima, ma cercate di metterci qualcosina in più. Ad esempio, se io faccio questo. No, ho sbagliato. Diventa molto più difficile se io incomincio a metterci cose diverse di Charleston, qualche passaggio, e la questione è molto più complicata. Step finale di questa cosa, cercare di fare un solo di batteria e provare a farlo in questo modo qua. Cercate di non farlo troppo complicato all'inizio, come al solito, perché se no andate fuori e non capite più dove siete. Una cosa importante che non ho detto è che questo esercizio qua io ve l'ho fatto in sedicesimi, ma in realtà lo potete fare come volete, potete farlo anche in terzine. Mettete il metronomo, anziché in sedicesimi lo fate in sestine, poi dalle sestine passate alle terzine, poi al quarto normale, o se siete in sei ottavi al quarto puntato, e poi andate avanti così, ne mettete sempre meno. Quindi proviamo a vedere col solo di batteria che cosa succede. Il video di oggi finisce qui, spero di esservi stato utile, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, provate qualsiasi esercizio abbiate, qualsiasi cosa vogliate provare, se avete ad esempio una canzone che ha un certo groove, provate a farlo in questo modo, così potenzierete comunque il vostro timing interno e suonerete anche meglio, ve lo assicuro. Qui sotto trovate anche gli MP3 con i metronomi che vi ho fatto io, ve ne ho fatti con 5 velocità diverse, quindi sbizzarritevi un po', poi come vi ho detto prima cercatevi un programmino per poterveli fare da soli e almeno siete a posto. Quindi vi ricordo solamente ancora di iscrivervi al canale, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!